Nei nostri incontri privati abbiamo già visto quello che è molto spesso il concetto delle scale modali. Tra l'altro ho sentito dire anche da persone che sono estremamente più preparate di quello che sono io, verso le quali provo una profonda e considerevole stima, ho sentito dire e pronunciare il concetto che le scale modali sostanzialmente non esistono perché rappresentano diteggiature di quello che è comunque la scala maggiore. E questa è comunque un'inesattezza e mi verrebbe da dire una cazzata che non esiste assolutamente, perché comunque è l'esaltazione di una valorizzazione armonica dettata da quelli che sono gli accordi a rendere tale questa cosa. E te lo dimostro nella maniera più assoluta, immediatamente, ad esempio, dal terzo grado, ad esempio, secondo me lo espone in maniera molto chiara e definita, Levine in un libro fatto molto bene, Jazz Theory, ad esempio sul terzo grado, quando ti racconta e ti spiega dettagliatamente quando il terzo grado, per quanto all'interno di una scala maggiore, nel minore 7, noi l'abbiamo visto nei nostri incontri, nell'utilizzo non solo nella scala minore armonica, quando questo terzo grado diventa una sospensione con una nona bemolle di un dominante. Perché ovviamente questo nono grado, questo secondo grado bemolle, portato al canto, noi non potendolo nemmeno utilizzare sulla stessa corda, ovviamente mi porta ad avere un accordo che non è più un minore 7, ma è un dominant con la nona bemolle. Per cui ad esempio la scala frigia, quando io vado ad esaltare l'utilizzo di questi modi, fa in modo che non sia più una scala maggiore, punto oppure diteggiature. Come ad esempio quando io uso il quarto grado di una scala maggiore, se utilizzo un accordo delta di Fa, è chiaro che sarà una scala maggiore partendo dal quarto grado, sarà Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa. Ma se utilizzerò un quarto grado Fa, ma metto una quarta eccedente, quando suonerò questa scala Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, mettendo questa esaltazione della quarta eccedente, questa scala maggiore di Do partendo dal Fa, non sarà più possibile nominarla scala maggiore, ma sarà detta una scala lidia, perché la nomea e il valore di questa scala cambierà. Ecco perché noi lo definiamo modo. Soprattutto poi è stato Davis, in brani come So What, in brani come tutta questa generazione d'approccio e di considerazione dell'utilizzo della musica, dove da uno sviluppo verticale lo si è portato a un utilizzo trasversale, cioè in utilizzo della scala, per cui in bordoni dove sigle di due accordi, magari spostati anche cromaticamente, si sono utilizzati come piattaforme di lancio per utilizzo di sperimentazioni dei valori dei gradi della scala. È chiaro che quando noi ci incontriamo e facciamo i nostri incontri in seminari, lezioni, cose varie, abbiamo l'opportunità, per cui il nostro blog noi lo utilizziamo proprio per questo, no? Non tanto per chi poi non ci conosce o non. Tant'è che nel senso spesso non ci poniamo nemmeno troppe questioni per approfondire troppo le tematiche, per cui sappiamo benissimo le persone alle quali noi ci stiamo rivolgendo e i temi che abbiamo già affrontato. Terzo grado, minor 7, sus nona bemolle, vediamo ad esempio un esempio concreto delle sonorità che possiamo affrontare. Per cui noi partiamo con un bordone di questo tipo chiaro, ovviamente E minor 7 sus 2, come se fosse terzo grado minore 7 sus 2 minore 7, è sempre la nona bemolle, è un frigio. Lo vedi, no? Tu lo vedi con questa diteggiatura senza dubbio, perché sei abituato a vederlo così. Però lo trasli ovviamente sicuramente tutto lungo il manico, quello che devi avvertire è la sonorità
del Frigium Mode. Col cacchio che non è un modo. Su Sus 9 io posso mettere un frigio, terzo naturale. E l'hai sentito? E non lo sto suonando come una scala minore armonica. Per cui, cioè, direi che non è proprio questo il caso di dire che i modi non esistono. Terzo grado minore, è chiaro, metto un clean, un secondo, magari così possiamo ragionare a un volume e a una capacità, lo sentiamo meglio. Questo è un delta, nelle famiglie rientra anche un sesta, tu lo sai, un nona, sesta, tu lo sai. Secondo grado rientra questo, giusto? Ma rientra ovviamente anche questo, e tu dovresti ben saperlo. E cosa mi dà la possibilità di sviluppare questo? Cioè, se tu suoni una scala sempre di Do, che cosa ti dà la possibilità di suonare questo accordo? Rispetto a questo, niente di diverso? Beh, allora se tu non lo sai, questa è una scala dorica, perché ho messo una sesta maggiore. Se mi sposto, invece che farlo da sempre Do, lo faccio da La, vedi che ho spostato una sesta minore, che poi combaci su un Fa, e per il discorso anche dei rivolti degli intervalli, lo vado a vedere, e vedo poi che è una terza maggiore, sesta minore, tutto quello che ti pare, però vedi che è proprio un sesto grado minore. Ed è questo quello che caratterizza il modo relativo minore e olio. Però, vedi, è sempre qui il discorso. Per cui, Frigium Mode, io ho messo una nona. Minore, l'ho caratterizzata da questa prima inversione del secondo grado, basso, perché lo faccio sentire qui.